Timbuktu sotto il controllo delle forze francesi e maliane dopo che l'aeroporto è stato sottratto al fronte islamista che ha lasciato ogni avamposto seminando distruzione. Sarebbe dovuto accadere anche in questo caso, ma l'esplosivo è stato disinnescato in tempo dall'esercito. Tutti i dispositivi erano pronti, ogni collegamento era stato perfezionato, il sistema era predisposto per funzionare, un lavoro fatto da persone esperte, non certo da qualcuno che si improvvisa, è chiaro. La penetrazione a Timbuktu del contingente congiunto sarebbe stata accompagnata da manifestazioni di gioia da parte della popolazione. Anche il secondo avamposto, dopo la città più popolosa del paese, Gao, è stato dunque sottratto agli islamisti che continuano a dominare la roccaforte di Kidal, nel nord del paese, al confine con l'Algeria. Una volta riconquistata anche Kidal, la prima fase dell'intervento militare francese sarà conclusa e partirà la seconda, che punta a colpire il fronte islamista nel deserto. Una nuova pagina del conflitto che desta non poche preoccupazioni tra le autorità francesi. Il contingente conta quasi 3.000 soldati, sarà rinforzato arrivando a 4.000 unità grazie al sostegno promosso dal Chad. Sono inoltre in arrivo gli aiuti internazionali che dovrebbero ammontare, secondo le prime stime, all'equivalente di 340 milioni di euro.